Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Il cantante dalla voce inconfondibile cela un passato piuttosto complesso. Ecco la verità dietro all'addio più duro di Francesco Renga. Nato a Udine nel giugno del 1968, Francesco Renga è un cantautore italiano. Dopo aver fatto parte dei Timoria dalla seconda metà degli anni 80 fino ai primi 2000, Renga ha poi iniziato un percorso da solista che l'ha portato a pubblicare 9 album in studio, di cui 3 raccolte e 2 live. Vincitore del Festival di Sanremo 2005 con Angelo, ecco quali sono stati i motivi che l'hanno portato a pronunciare l'addio più grosso. Nel corso della sua vita e della sua carriera, Francesco Renga ha dovuto prendere decisioni anche molto importanti. Si pensi al momento in cui è uscito dai Timoria per iniziare un percorso da cantautore solista, la decisione non sarà stata facile e avrà portato con sé anche paura e dispiacere, soprattutto per la chiusura di un percorso così importante. Nella sua vita, però, c'è stato anche un altro addio, molto più chiacchierato, ecco cos'è successo. Francesco Renga e Ambra Angiolini, perché è finita. La relazione più lunga di Francesco Renga è stata quella con Ambra Angiolini, attrice molto apprezzata dal pubblico italiano con la quale è stato per ben 11 anni e dalla quale ha avuto i 2 figli, Yolanda e Leonardo, che ancora oggi sono tutta la sua vita. Nel 2015, però, la coppia ha ufficializzato la fine dell'amore e quindi della loro relazione, lasciando tutto il pubblico italiano letteralmente sconvolto. Il cantautore, quindi, ha voluto ammettere le reali motivazioni dietro a questa scelta nel corso di un'intervista per Verissimo di Silvia Toffanin. A suo dire, quando finisce una storia d'amore che ha portato a 2 gioielli come figlia è sempre una sconfitta che si vive con dolore e frustrazione, poiché se ne avverte il senso di colpa. Non smetteremo mai di essere una famiglia. Certo alcuni meccanismi sono cambiati, ma il rispetto dei ruoli e la felicità dell'altro è la cosa più bella, quindi aggiunto Renga. Della stessa opinione anche Ambra Angiolini che, intervistata da Io Donna poco dopo la rottura, ha detto che avrebbe vissuto quella situazione come il più grande gesto d'amore che ci siamo regalati. La ferita sanguinante, quindi, era evidente e i 2 hanno deciso di curarla allontanandosi e lasciando che ognuno facesse la sua vita.